abbiamo fatto un po' di spesa di Natale, un po' di fungitopo e poi un po' di verdurina da cucinare. Per la tua casa? Yes. Hai la faccia comunque della studentessa che vive da sola, no? Neanche questo. Magari! Buona giornata! Vabbè, comunque sei carina lo stesso, puoi fare gli auguri ai nostri telespettatori? Auguri, buon Natale! Questo è quello più sorridente e più allegro che abbiamo trovato. Addirittura! Eh sì, perché abbiamo detto in partenza della nostra intervista, sai, il Natale sembra un po'. Ti mette sempre un po' giù di morale. Sì, beh, indubbiamente un po' l'effetto delle feste che abbatte un po', però insomma se uno lo piglia con lo spirito giusto, insomma. Come ti chiami? Lella. Ok, ciao Lella. Ciao. Dico proprio, buon Dai. Natale, anche se vabbè. Personalizzalo, ma rendilo personale proprio, parla con chi vorresti. Fai finta che lui ti stia guardando, lei o loro. Un buon Natale, divertitevi giusto con gli amici, è un Natale, guardate, proprio mi avete preso in un momento che è il Natale e i parenti, cioè sono proprio quelle cose. Parenti serpenti, esattamente. Va bene, io invece mi piace, ma con me non va proprio bene, questo sei Natale con me. Ma non va bene quasi a nessuno. Io voglio cogliere l'occasione per fare gli auguri io, Daniele Croce, a tutti i miei cari, tutti quelli che mi vogliono bene, tutti quelli che mi odiano, ce ne sono tanti, immagino. E quindi si è sempre più buoni in questo periodo. Vabbè, godetevi le feste. Magnate tanto, poi tanto c'è tempo per fare dieta. Infatti. Fai gli auguri in Viterbese. Tanti auguri. Di buon Natale. Di buon Natale. E di buon anno. Pues nada, que feliz Navidad a toda la gente. No sé, ya sonreí. Dai, auguri buon Natale. Auguri buon Natale, ciao, da Napoli. Auguri, guaglio. Auguri a tutti. Merry Christmas. Buon Natale, Gaga. Caldissimo, fortissimo e un forte abbraccio a tutti i telespettatori. Tanti auguri di buon Natale a tutti quelli che non aspettano Natale per essere migliori. Jingle bell. Siamo nel museo del signor Ferrigno, questo è il famoso Benino a cui io, abbiamo già detto, mi sono tanto affezionato per questa figura così rilassata e dormiente. Ok, partiamo dal cavaliere, passando da re. Vi faccio capire che ogni personaggio di questo è un bagliaseggio, sono mestieri che stanno scomparendo, e colui che va vendendo le sedie per le strade di Napoli e che si chiamava un bagliaseggio. Questa qua è una popolana, donna Carmela, che porta i formaggi stagionati, e, diciamo, un dono a Gesù Bambino. Questo è un beccaio, e poi c'è il famoso Pulcinella. Questo, ogni pastore, sono, diciamo, i popolani che riempiscono il presepe. Perfetto. E qui c'è proprio un artigiano in piena colazione. Buongiorno Marco, molto piacere, Daniele Croce. Tu dovrai continuare, come già stai facendo, l'attività. L'eredità e l'attività. L'attività che è familiare. Bene. Sicuramente già l'abbiamo iniziato, quindi sarà una tradizione che si persevera. Sulla sesta generazione, giusto? Sì, sei alla sesta tu. Sesta. Bene, noi continuiamo il giro col tuo papà. Questa immagine è molto bella. È una piccola esposizione da un piccolo museo che noi teniamo per quando vengono i clienti, scelgono che vendiamo i pastori più belli che si possono fare. Che bello questo che chiama la capa. Ciò Ciccivetto è un tipico pastore napoletano. Il papà del bingo. Abbiamo avuto l'ispirazione da Notre Dame di Parigi, quasi, no? Questo è il gobbo. Ah, ecco. Va bene, vogliamo terminare
presso il laboratorio dove... Questa è una stalla completa con una natività di pastori vestiti molto pregiati di una misura di 20 cm. Ok, stai realizzando dei pulcinella? Che ha fatto mio zio, adesso io riesco, cioè adesso io faccio le sfumature. Che materiale è? Creta, cotta a 990 gradi, con gli occhi di vetro. Il massimo del realismo. Grazie signor Ferrigno per il tempo che ci ha dedicato. E vorrei dare gli auguri a tutti i telespettatori d'Italia e del mondo, specialmente per i fratelli nostri che vivono all'estero, che vivono un po' di malinconia. Datevi coraggio, in bocca al lupo che creme, auguri, buon anno e buon Natale. È bellissimo, sappiamo di avere dei telespettatori all'estero e quindi pensate sempre che la vostra terra è qui con le sue tradizioni. Quando potete venite a trovarci. No, vedete che ci sono dei pastori, credo, antichi. Questi sono su un modello antico di rifacimento moderno. L'abilità è dell'artigiano, che è lui, che riesce in qualche modo, riprendendo questi vecchi modelli, a ridare la vitalità di un modello del Settecento. E beh, infatti, sembrano proprio dell'epoca, non avevo quasi dubbi. Bene, qui siamo stati attirati da questa bottega perché ci sono molti corni all'ingresso. Il simbolo del corno nell'immaginario collettivo è quello del portafortuna o dello scacciamalocchio. Il simbolo del corno è beneaugurante. Il simbolo del corno, associato poi alla figura magica del collettivo che è Pulcinella, diventa per il napoletano il simbolo dello star bene, del benessere complessivo, perché il benessere per il napoletano è il benessere della risata, del sorridere, non è tanto di quello che si possiede, ma di come si sorride, questa è la cosa importante. Fa parte della cultura napoletana, che poi abbiamo riscontrato nei nostri viaggi, molto simile nella cultura sudamericana, cubani... E che ne so, brasiliani sono molto simili. Ma tutta la cultura popolare, la cultura che viene dal basso, non colta, la vera cultura, perché la vera cultura è quella che viene dal basso, tutta la cultura popolare ha una simbologia simile. Sembra impossibile, voi potete trovare stesse cose, stessi riti, stesse immagini in paesi diversissimi tra di loro. Perché l'anima del popolo si esprime in una sola maniera, sempre e comunque.